Cari fratelli, care sorelle, amati giovani, in questo giorno di nostro Signore la lettura del Vangelo di Luca ci propone la meditazione della preghiera del Padre nostro. Preghiera che è centro del cammino di tutti i cristiani e fondamento di tutti coloro che riconoscono figli di questo Padre. In questo rapporto che vi è tra padre e figlio, sapendo che i figli sono coloro che hanno riconosciuto il Figlio Gesù Cristo come parte del cuore del Padre, il Salvatore del mondo. Nel momento in cui si riconosce questa figliolanza, ci si riconosce figli e alzando gli occhi al cielo, invochiamo questo Padre, sicuri che il Padre accoglie, ascolta la preghiera dei suoi figli, così come è stato detto. Quale padre a chi gli chiederà una cosa buona donerà un figlio una cosa non buona? Il Padre Celeste, di fronte alle richieste del figlio, dona ciò che è buono per amore. Perciò i figli devono pregarlo con devozione viva e totale. Ecco, in questa terra d'amore, il Padre dona tutto se stesso. Soprattutto dona quell'ancora di salvezza che, se accolta nel proprio cuore, permetterà di beneficiare di tutto ciò che appartiene a Dio Padre, buono e santo, misericordioso e giusto. I figli che vogliono obbedire al Padre, seguirlo, amarlo, onorarlo, sanno che in questa dimora metafisica Egli ha instaurato la sua Chiesa. La Chiesa intramontabile ed eterna, sulla quale gli inferi mai prevarranno, perché è guidata direttamente da suo figlio Gesù, che in Maria Giuseppina Norcia ha trovato quel cuore puro e santo che gli ha permesso di scendere dal cielo per dimorare in mezzo ai suoi figli, in comunione di cuore, anima e spirito, ora e sempre, insieme a loro, per l'eternità. I figli che vogliono obbedire al Padre, seguirlo, amarlo, onorarlo, sanno che in questa dimora metafisica Egli è sempre presente. Perciò i figli riconoscenti e fedeli sanno che nella Chiesa cristiana universale della Nuova Gerusalemme si adora Dio, in questa terra benedetta, voluta dal Padre, si santifica il Padre in spirito e vita. Il Padre in questa terra effonde il suo spirito. Il pensiero del Padre si compie per tutti coloro che, aprendo il cuore, compiono la sua volontà, vedendo la sua essenza e la sua sostanza, che è vita, per accogliere nel suo cuore buono e santo tutti gli uomini di buona volontà, tutti coloro che hanno smarrito la via, tutti coloro che hanno intrapreso un altro cammino, diverso rispetto al cammino tracciato da Gesù, purché lo si voglia. Purché si apra il cuore, perché Gesù nella sua infinita misericordia si fa mendicante d'amore e vuole essere amato e desidera che il suo amore sia ricambiato per inondare ogni anima di grazia e di ogni bene divino. Chi busserà al cuore del Padre nel momento in cui si inginocchierà per chiedere con cuore sincero e contrito: Padre, perdonami. Padre, assolvimi. Gesù esaudirà la sua richiesta di perdono in un abbraccio senza fine. Ecco la realtà di questa terra d'amore, che il Padre buono ci ha donato in quest'isola bianca, in questa terra benedetta, benedetta dal Padre. Ecco il regno di Dio tanto atteso, è qui in mezzo a noi, è tangibile a tutti coloro che vogliono riconoscere Dio uno e trino. La congiunzione tra cielo e terra permette ai cuori di accogliere la voce dello Spirito per gustare già da ora il cielo, sperimentare le delizie del Padre, la vicinanza del Padre, la sua paternità, la sua bontà, che vuole trasmettere ad ogni cuore l'amore celestiale del Figlio che qui è persona. Nella terra d'amore la volontà di Dio è sempre più manifesta
Egli manifesta la sua volontà e il suo pensiero, sempre rispettando la libertà dei figli, che in virtù di questo grande dono, non compreso da tanti, possono accogliere la volontà del Padre, accogliere il pensiero del Padre oppure no. Questo è ciò che fa la differenza nel cuore dei figli, accogliere o non accogliere. Il Padre si dona totalmente, ha donato Gesù, la sua essenza, affinché tutti quanti potessero in Gesù vedere il suo volto. Ecco l'amore infinito del Padre che non ha fatto preferenze, mandando Gesù affinché Gesù fosse accolto da tutti coloro che lo vorranno accogliere nel proprio cuore. Ecco il compito dei figli di Dio che, avendo accolto Gesù, vanno per le strade del mondo a portare la sua parola, il suo annuncio di salvezza, proclamando il suo ritorno in mezzo a noi, in questo angolo di paradiso, Nuova Gerusalemme, portando così Gesù nel cuore di tutti gli uomini e donne di buona volontà che sono alla ricerca della verità. Ecco il proselitismo santo, che non costringe a credere, ma invita con amore, invita a conoscere Gesù, l'uomo Dio, che per amore è disceso dal cielo e nuovamente si dona questa umanità per amore e con amore. Ecco la differenza essenziale e sostanziale che vi è con altri credi, con cui non vi potrà mai essere nessuna analogia. Finché non si rispetterà il prossimo, finché non si deciderà di accettare che nessuno può uccidere nel nome di Dio. Questo è il volere del Padre, che ha donato una parte di sé in questa terra d'amore. Noi ben conosciamo questa bontà paterna, la viviamo. Comprendiamo l'amore di questo Padre che nuovamente ci ha donato suo Figlio, perché gli uomini hanno smarrito la via, quella via che il Figlio Gesù ci ha donato nuovamente. Qui Gesù è vivo, è vero, è persona, e con la parola, come ci ha detto il nostro Pontefice Samuele, quotidianamente nutre i suoi figli con il suo infinito amore. Amati giovani e giovani di cuore, vi invito a leggere e far entrare nei vostri cuori l'atto di magistero che il nostro amato Pontefice ha proclamato ieri, perché possa nutrire lo spirito e innalzare i cuori fino al Padre. Le prove quotidiane della vita, la tentazione in cui i figli sono introdotti, indotti dall'azione dello Spirito, sono quella porta stretta che una volta oltrepassata ti permette di vedere l'immensità del cielo. Una volta attraversata ti dà la possibilità di sperimentare i misteri del cielo, per vivere già ora il cielo in quel regno che il Padre ha stabilito, ponendo qui la sua tenda e la sua dimora. Così comprendiamo quella parte di preghiera che Gesù ci ha insegnato, che ci ha chiesto di chiedere al Padre, non ci indurre in tentazione, ma che un'altra casa che prima era e ora non è più, ha cancellato. Il Padre permette che il nemico possa tentare i figli di Dio, affinché nella libertà donata loro i figli possano diventare più forti per vivere e comprendere le parole del cielo, vincere la tentazione ed essere integri nel praticare la retta via, sull'esempio di tanti santi e martiri che di prova in prova hanno vinto e sono divenuti esempio di fede per tutti quanti noi. E sull'esempio degli esempi, ecco Gesù, vero uomo e vero Dio, che per primo è stato indotto, condotto dallo Spirito nel deserto per affrontare la tentazione. E Gesù ha vinto quella prova. Gesù ha vinto tutte le prove, tutte le battaglie, per giungere a vincere la battaglia finale, la morte, inchiodando il peccato su quel legno, risorgendo e spalancando le porte del paradiso a tutti coloro che nel corso della storia sono rimasti fedeli al suo amore. Ecco la fede dei figli di questa Madre Chiesa, ecco la fede
con cui si arriva qui, alla piccola culla del bambino Gesù, nuova Gerusalemme, sicuri di incontrare Dio e di poter contemplare il suo volto, per poterlo chiamare e invocare, Padre nostro, sicuri della sua pronta e viva risposta. A tutti coloro che mi stanno ascoltando dico, venite e vedete, accogliete questo pello d'amore, venite per conoscere veramente Dio Padre per come Egli realmente è, un Padre buono e santo, un Padre misericordioso e come tale sta aspettando i figli ancora lontani per poterli stringere al suo cuore e donargli la vita eterna. Ascoltate la Madre Santa del Cielo, che sta chiamando a raccolta i suoi figli. Tergete le sue lacrime da quegli occhi, perché ogni figlio che si perde è una spada che le trafigge il cuore. Accogliete questo annuncio. Gesù è tornato per poter stare con i propri figli. Questa è l'ultima chiamata. Questo è l'ultimo avvertimento ad un'umanità ormai ebra della propria superbia. Poi il Padre applicherà la sua giustizia. In questo ultimo tempo di misericordia, pregate Maria Santissima, invocate la sua intercessione, invocate il suo perdono ed ella vi condurrà a suo figlio Gesù per essere purificati attraverso il suo preziosissimo sangue e così giungere nel cuore di Dio Padre Onnipotente, per vivere l'eterna vita in Cristo e Maria. E così sia.